Le ininterrotte ricerche, la serrata attività di indagine condotta sotto la guida della locale Procura della Repubblica hanno consentito ai carabinieri di Vicenza di dare un volto e un nome al conducente del mezzo pesante che ha travolto e ucciso Davide Rebellin. Nelle immediatezze del fatto è stato attivato uno strutturato e capillare sistema di ricerche, sia sul campo, attraverso il coordinamento delle centrali operative e i carabinieri nel territorio in sinergia con le altre forze di polizia, sia all'estero, una volta acclarata l'origine del sospettato, mediante i canali Interpol e di cooperazione internazionale.